L'Apo e il Can, a 40 anni devo ancora trovare la donna giusta. L'Apo e il Can si mette a nudo in una lunga e bella intervista rilasciata a Maria Latella di Sky TG24. Nella chiacchierata, il neo quarantenne fa un primo bilancio della sua vita e non nasconde il desiderio di mettere su una famiglia, non appena avrà trovato la donna giusta. L'Apo non rinnega nulla del suo passato. Su questo compleanno così importante si basa una buona parte dell'intervista e l'Apo dice di non rinnegare nulla di quanto fatto finora, non vorrei azzerare nulla. Io ogni mattina mi rimetto in gioco. Il Can parla anche di quello che significa avere 40 anni, pur dichiarandosi contento della propria età, ha per me un grande significato, sono l'auspicio ad averne altri 40 migliori, con più maturità, più visione, più consapevolezza, più generosità. 40 anni sono anche un'età in cui si pensa alla famiglia e ad avere dei bambini e l'Apo dice di sentirsi pronto. A patto che trovi la persona giusta, che per ora non ha ancora incontrato, bisogna trovare la persona con cui costruire una famiglia, la donna giusta, quella con cui si ha voglia di costruire questo percorso. Io adoro i bambini, sono fonte di grande gioia e felicità, sono zio di 6 bambini, uno più bello dell'altro. Ma devo trovare moglie. Devo trovare la donna giusta. Anche se è sempre stato circondato da bellissime donne, l'imprenditore non ha ancora trovato quella che gli farà mettere la testa a posto e gli darà la gioia di essere padre. Tutte le donne di L'Apo. L'ultima, in ordine di apparizione. È stata la modella Shermine Sharivar, con cui il giovane El Can si è fatto fotografare nelle situazioni più disparate, ma l'appassionata storia d'amore sembra essere giunta al capolinea dopo pochi mesi. La bella tedesca di origini medio orientali è stata ex Miss Deutschland e Miss Europa ed è anche apparsa sulla copertina di Playboy nel 2008. Ma sono state davvero tante le donne con cui L'Apo si è accompagnato in questi anni, da Martina Stella, con cui l'imprenditore ha avuto una storia molto intensa, alla cugina Bianca Brandolini d'Adda. Ma ci sono state anche l'attrice cinese Zhu Zhu, l'ereditiera Goga Ashkenazi, la blogger Marsika Fossati, la stella indiana Sonam Kapoor, l'attrice israeliana Mora Natias. L'Apo e il Can nello scandalo Weinstein. Nell'intervista a Sky TG24, il Can ha parlato anche del recente scandalo che ha travolto Hollywood e che ha visto coinvolti il produttore Harvey Weinstein e l'attore Kevin Spacey. Io ho conosciuto Weinstein e Spacey, devo dire che questa vicenda mi rammarica molto per le donne che hanno subito le molestie, sono vicino a loro. Il mio cuore e i miei pensieri vanno però soprattutto a quelle tante donne e bambini che non hanno i vantaggi della popolarità per poter denunciare. Ma poi L'Apo, che conosce molto bene il mondo di lustrini dell'industria cinematografica americana, ha aggiunto, mi sembra che il successo, la fama, la gloria, le paillettes di quel mondo lì sono rimesse in discussione. Poi il giovane erede di casa Agnelli fa anche un breve accenno anche alla politica, non sono un tuttologo, non sono un esperto di politica, non ho nessuna voglia di avvicinarmi alla politica, né di lavorare per la politica. Sono orgoglioso di essere un imprenditore creativo.
Certo, non posso non guardarla, ma non c'è nessuno che mi interessi o mi affascini.